Dottoressa, consultorio e sessualità, a che punto siamo? Beh, nell'ambito dei compiti istituzionali del consultorio familiare, il discorso della prevenzione è quello prioritario. Quale educazione alla salute, educazione allo star bene, quindi come principale attività a livello dei consultori familiari, in collaborazione ovviamente con le istituzioni scolastiche. Fabio Fazio ad un convegno sulla sessualità e giovani. Perché? Perché non è mai troppo tardi per imparare. No, beh, mi capita per il mio lavoro di aderire a questo tipo di iniziative. In particolare poi, data la mia amicizia con il dottor Panconi, che è l'organizzatore del convegno, è un grande piacere. Forse anche per una vicinanza con Luciana Littizzetto, ormai, nel senso che mi dovrò emendare dei peccati, non so, sull'argomento, almeno mi preparo, ecco, diciamo così, per affrontarlo. Quello di oggi è stato un convegno che volevo fare il punto di 30 anni di collaborazione sulla educazione ai buoni comportamenti, alle buone relazioni che devono intercorrere tra i giovani che iniziano praticamente il loro percorso da adulti, e vuole essere praticamente un momento di riflessione ma anche di formazione su quelli che sono i nuovi bisogni, su quelli che sono le problematiche che in una società in costante cambiamento e in costante mutazione ci pongono a noi operatori di lettura del bisogno e anche di risposta dal punto di vista preventivo. Come ha trovato il clima in questo convegno? Ma molto interessante, anche perché appunto argomento che la mia adolescenza, la mia giovinezza, insomma, era assolutamente tabù. Adesso mi pare scontato invece che sia doveroso affrontarlo, perché far finta di nulla, far finta che non ci sia internet, far finta che i giovani non siano quello che sono, sarebbe vile e molto pericoloso, soprattutto per chi fa il genitore, che invece ha il dovere di accompagnare la crescita dei propri figli, insomma. Grazie. Grazie.